Se pensiamo allo spirito come una cosa, dobbiamo dire subito che non esiste lo spirito. Lo spirito, con buona pace di Cartesio, non è una cosa. Sto parlando dello spirito in genere, c'è un discorso a parte con lo Spirito Santo, ma lo spirito, che comunque neanche lo Spirito Santo è una cosa, lo spirito non è una cosa. La parola chiave primaria che dobbiamo dire quando usiamo la parola ruah in ebraico, pneuma in greco, spiritus in latino, attenzione, c'è un rischio fortissimo in cui si cade con una facilità enorme, quasi tutti ci cadono, cosificare. Alla luce ormai di studi sempre più avanzati in campi diversi della riflessione delle discipline umane, dovremmo dire che lo zoccolo duro, l'unico vero zoccolo duro, è il corpo. Tutto il resto, mente, ma anche parole come anima, spirito, sono modi di essere del corpo. Questo è il senso biblico. Non solo il senso biblico, ma si può estendere anche ad altri ambiti. Se dovessimo dirlo, per esempio, ecco, alla luce di ricerche sul cervello, dovremmo dire che la mente, perché a volte spirito e mente vengono un po' accostati. La mente non esiste, sapete. È una funzione. Pensare, lo ripeto tante volte da quando l'ho letto da un famoso autore, pensare è come digerire, solo che è molto più complesso. Noi invece cosifichiamo, no? Pensare, c'è una mente che pensa. Non c'è una mente che pensa. Non esiste nessun nous Logos o mente che pensa. Non esiste quella cosa lì. Esiste solo un corpo che si serve, per esempio, dello stomaco per digerire, che si serve del cervello per pensare. Ma il punto di partenza. Ma non c'è una mente che si serve del corpo, è il corpo che si serve della mente. È l'opposto, eh? Chiamano il embodied mind, la mente incarnata, la mente del corpo. Perché ho fatto questa precisazione sulla mente? Perché, ahimè, spesso la parola spirito è stata ridotta a funzioni, e ancora più anima, a funzioni mentali. Credo di poter dire, anche se la parola spirito ha un ventaglio semantico enorme, che si può intendere spirito a due livelli, entro i cui poi ci sono mille variazioni. Si può intendere spirito in ordine alla vita, e spirito in ordine al senso della vita. Credo siate tutti d'accordo con me che i due problemi fondamentali di ogni essere umano, qualunque cultura appartenga, qualunque cosa sia, vivere e poi dare senso a questa vita. Se ci pensate bene, sono i due problemi fondamentali. Vivere è un dato biologico anzitutto, poi anche altre cose. Dare senso alla vita è un po' la base poi della cultura, di tutti i fenomeni culturali. Anzitutto spirito, lo dice l'etimologia del termine, è legato alla vita. Sappiamo tutti che spirito cosa vuol dire? Respiro. Che, guarda caso, è una delle attività fondamentali del corpo. E tenete presente, come ha fatto osservare anche qualche teologo e filosofo, guarda caso è inspirare ed espirare. Sapete che questa esperienza di inspirare ed espirare, come punto il fatto di stare dentro uno spazio fuori, in casa fuori, nel villaggio fuori, nel territorio fuori, è la base grazie alla quale noi abbiamo l'idea di interiorità ed esteriorità. Senza questa esperienza noi non avremmo neanche l'idea di interiore ed esteriore. E il respiro è una di queste dinamiche. Si sta scoprendo sempre di più che certi linguaggi molto elevate, spirituali, tra virgolette, non esisterebbero se non avessimo certe funzioni fisiologiche, quindi fisiche, quindi corporee. È come se noi dicessimo Dio Padre e non avessimo nessuna idea di paternità. Non avrebbe nessun senso chiamare Dio Padre. Così vale per lo spirito. Se non respirassimo sul pianeta Terra, nessuno avrebbe in mente l'idea di spirito.
Il che vuol dire che spirito è anzitutto legato alle fasi biologiche fondamentali dell'esistenza, la vita. E questo non dovrebbe, vedremo l'importanza di questo per il rito, questo non dovremmo mai dimenticarlo, non dovremmo mai contrapporre biologico e culturale, naturale e culturale, come purtroppo spesso si è fatto. Sapete che anche dal punto di vista dell'evoluzione biologica, la cultura, cioè quello che definisce la nostra specie, non è altro che un momento dell'evoluzione biologica. È decisivo tener presente che lo spirito ha a che fare anzitutto con la vita, in tutti i suoi elementi. Vi dicevo prima però che l'altro problema è il senso della vita. Ecco, per quel che ne sappiamo, moltissime, forse tutte, moltissime culture umane hanno utilizzato il termine spirito non solo per dire la vita, perché è la sua etimologia, ma anche per elaborare o per dire qualcosa sul senso della vita. Ed è qui che nascono tutti i significati anche di tipo religioso, d'Oriente ad Occidente, del Nord e del Sud. Spirito è una di quelle parole, sarebbe interessante vedere come mai proprio spirito. Sembra che ci sia qualche motivo, è una di quelle parole che è stata metaforizzata profondamente per passare da spirito come vita a spirito come senso della vita. Se è vero che spirito come senso della vita è inscindibile da spirito come vita, fino alla sua base biologica, non potremmo mai scindere il senso della vita da quella sua base che è fisiologica, corporea. Ecco perché sono partito col dire l'importanza del corpo. Il senso della vita non ce lo dà la ragione. Guardate che questo è importantissimo perché si stanno facendo errori pedagogici tremendi. Il senso della vita non è elaborabile dalla semplice ragione astratta. Preziosissima per altre cose, per la scienza, per elaborare informazioni. Ma la pura razionalità, che tra l'altro essa stessa ha a che fare con la corporeità, non è in grado di dare il senso della vita. Perché il senso della vita implica un atteggiamento così complesso che nessuna concettualizzazione del più grande genio di questo mondo è in grado di elaborare. Il senso della vita, teniamolo proprio in questo passaggio da spirito dal punto di vista della vita e spirito dal punto di vista appunto del senso della vita. Cosa vuol dire fondamentalmente? Che il senso della vita è una elaborazione del corpo. Guardate che questa è una cosa seria. Tutti i percorsi pedagogici del pianeta Terra stanno fallendo. Il senso della vita non lo si comunica insegnandolo. Ve lo ripeto, il senso della vita non lo si comunica, non lo si trasferisce alle nuove generazioni insegnandolo. Ed ecco come invece torna utile spirito che tiene insieme vita e senso della vita, corpo ed elaborazione del senso anche del corpo stesso. Io posso dirvi di essere un astronauta, ma non è che perché lo dico lo sono. Se voi interrogate un neurobiologo, vi dirà chiaro e tondo che i primari valori etici nascono dall'amigdala, dalla parte emotiva del cervello. I valori hanno una sedimentazione emotiva, non razionale. Prendiamo Giobbe 33,4. Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere. Lo spirito è un soffio e metaforicamente è il soffio di Dio. Basterebbe questo testo, ma se ne possono aggiungere altre centinaia di testi biblici, per dire che lo spirito non è una componente dell'essere umano. Non siamo spirito e corpo. Lo spirito è la relazione tra il corpo e Dio. Non esiste lo spirito come una parte dell'essere umano. L'essere umano è corpo, è basale. Lo spirito è un modo di essere del corpo ed è quel modo di essere che lo rapporta, che rapporta il corpo con Dio, perché Dio gli dà il soffio, gli dà lo spirito. Secondo, prendiamo uno dal Nuovo Testamento, Matteo 27,50,
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. La morte è il non vita, ma Dio per la Bibbia è il vivente, Dio dei viventi, vivente lui stesso. Cosa significa in definitiva questo? Che lo spirito è quel legame profondo con Dio, proprio perché lo spirito è contemporaneamente introverso, qualcosa che ha a fare con la nostra interiorità, ma contemporaneamente con la nostra esteriorità. E perché è così importante l'esteriorità per lo spirito? Mi muovo col corpo, mi alzo con le gambe, ti do una stretta di mano, ti vedo, ti sento. La relazione non esisterebbe senza esteriorità. Quindi lo spirito non esiste senza esteriorità. Lo ripeto, lo spirito non esiste senza esteriorità. Ma siccome questa interiorità gioca con l'interiorità, perché comunque ho un'interiorità, ecco che lo spirito, nel senso più profondo, è esattamente un ponte tra interiore ed esteriore. Quindi la relazione profonda, questa è solo una delle relazioni, quella, dicevo, soggettiva di ognuno di noi, che si può trarre da testi biblici che riguardano il rapporto con Dio, è fondamentalmente relazione tra interiore ed esteriore. Se noi riduciamo lo spirito e anche Dio a interiorità, siamo fregati. Siamo fregati. Perché come dico spesso, l'avrò detto anche qui qualche occasione, in questo modo Dio verrebbe ridotto alla mia interiorità, che spesso si intende come interiorità intellettuale, dell'intelletto, e quindi all'idea di Dio. Appena Dio è ridotto all'idea di Dio, me ne sbarazzo quando voglio. L'idea di Dio è il peggiore di tutti gli idoli, perché crocifigge Dio, venuto nella carne. Il libro dei Numeri, capitolo 11, versetti 16-17. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi, conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e lì parlerò con te. Toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro. E porteranno insieme a te il carico del popolo e tu non potrai, non sarai più solo. Vedete? È bellissima questa immagine. Lo spirito trasferito da uno all'altro. È molto lontano dell'idea dello spirito come una cosa mia, nella mia interiorità. Qui c'è già, ma vedremo meglio nel prossimo testo, l'idea di relazione, lo spirito come relazione tra me e gli altri. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro di poter di esprimersi. Lo Spirito che fa da mediazione tra le culture, tra le lingue, tra le persone. Lo Spirito è la relazione tra me e te. Non si è spirituali perché si fa dell'ascetico, perché si fa chissà che cosa, ma solo, unicamente, perché si ama.